Ciao A tutti ragazzi, io e Picettino. Oggi vi portiamo nel 37 volume di The Walking Dead Color Edition. È eh, un bel albetto uscito il 15 di marzo al prezzo di 5,50 euro. Oggettivamente non proprio pochissimi, ma tant'è, questo è il prezzo. Entriamo un po' nel vivo. Il vivo sono le 48 pagine di fumetto. Quindi due storie prese dalla deluxe americana, lettera morta e i tagli ritagli e frattagli. Insomma le solite cose che Walking Dead Color Edition ci ha abituato a vedere. Andiamo con rigoroso disordine. Partiamo dalla copertina, copertina David Finch colorata da Dave McCaig. Copertina molto semplice oserei dire ma molto di impatto. Tornano i nostri mortacchioni in prima visione, eccoli qua belli davanti a tutto. E vediamo una scena che non vedevamo da un po'. Che coinvolge soprattutto Glenn, che torna un po' a fare quello che faceva all'inizio della serie, quando l'abbiamo conosciuto. A saltellare per i tetti e a fare rifornimento. È una situazione semplice. Ma molto radicata all'interno di Walking Dead. Questa non è una situazione che vedremo. Cioè, chi fa parkour lo vedete saltellare avanti e indietro nel, sui tetti, sulle panchine, eccetera. Ma con sotto i mortacchioni è molto raro, soprattutto se uscite adesso di casa. Nel mondo di Walking Dead, invece, è la normalità. Quindi è una copertina potenzialmente normale per il mondo di Walking Dead che non è normale. È una cosa un po' particolare, ecco. Mi è comunque molto, molto piaciuta. Ovviamente, Salda Press non perde il pelo, cioè non perde il vizio, nonostante possa perdere un po' di pelo. Quindi, occhio e gatti. Abbiamo anche una seconda cover con Giulian Totino Tedesco, limitata, numerata, in esclusiva per lo store online. Costa 7 euro. Che altro non è che la stessa scena, un po' più in movimento. Quindi, vediamo Glenn e l'altro che saltano tra un palazzo e l'altro. Quindi, fondamentalmente, non cambia lo stile. Se non a titolo personale, preferisco questa perché contestualizza di più un'azione tra virgolette normale nel mondo di Walking Dead. L'altra, no, fondamentalmente, sembrano due che fanno parkour. Sembra una locandina per un concorso di parkouring. Fate voi, comunque, e scegliete quella che più vi aggrada. Andiamo avanti. Cominciamo con la storia vabbè allora come al solito i disegni sono di Charlie Adler, il colore Dave McCaig io che vi devo dire ormai penso di avere detto stradetto e ridetto tutto su sti disegni lasciate che le immagini parlino io non ho altre parole diciamo che la cosa più carina di tutte è ehm, cos'è mission in versione poliziotta comunque no è davvero ragazzi molto molto bella. si alternano scene quasi bucoliche per certi versi alle scene più walking the diana a cui siamo abituati. Quindi, davvero, è un bel è una bella, um, connubio, tutto ben, ben fatto, con luce e ombre che si sposano bene con i colori. Quindi, ragazzi, che vi devo dire? Le tavole che scorrono parlano per me, io sono 37 numeri, anzi qualcosa meno, visto che Adler è arrivato dopo. Sono un po' di numeri, tanti che vi parlo di quanto è bravo il nostro Charlie Adler, e quindi non saprei più cos'altro aggiungere. Se volete qualche lode in più sperticata, prendetevi qualche vecchia recensione, perché ormai non so più cosa dire. Lasciate che queste immagini parlino da sole. Mentre il nostro amico Kirkman qua gioca, gioca con noi, Alexandria. Questa città di Douglas, che da questo, di, questo, di questo senatore, sembra tutto bello, sembra tutto normale, sembra tutto eccessivamente bello, tanto che il nostro Grimes, il nostro Rick, la prende molto in sottogamma. Diciamo che o meglio la prende molto sul personale, ecco, si sta lavorando in parallelo lui. Sta muovendosi con il suo gruppo, o quelli che ci credono, quelli che gli danno ancora fiducia. Insomma, c'è una, una divisione anche nel gruppo storico, quella con Andrea è palese, per l'approccio che sta tenendo Rick. Rick sta facendo veramente il capo e sta lavorando di sottobosco per prendersi qualche arma, proprio perché questa alexandria è troppo bella. Per poter, tra virgolette, durare o comunque per dare quel senso di eh, sicurezza che dovrebbe dare, cioè è talmente tutto perfetto e normale, che dà un senso di più paura che stare fuori coi mortacchioni. Ovviamente ogni personaggio vivrà a modo suo. Un personaggio che è molto emblematico, è il um, come si chiama? È il buon uh, il, uh, non mi viene il nome. Il buon Carl, il figlio di Rick. Che si dimostra un bambino che è traumatizzato da questo, cioè, tutto quello che è successo lascia dei segni, li lascia sugli adulti, figuratevi su un bambino che sta crescendo, che è in pieno sviluppo. Qui ne vediamo alcuni effetti. Secondo me, è una cosa molto interessante e molto più reale della realtà di Walking Dead. Non saprei come spiegarvelo meglio. Quindi tenete d'occhio il buon carlo. Gli altri si muovono. Gli altri si muovono, fanno, disfano. Il discorso di Michonne sulla spada, secondo me, è uno dei discorsi più semplici, ma più belli e sensati che possiate trovare dentro The Walking Dead. Quindi, che vi posso dire, ragazzi? Per me è tanta roba, tanta, tanta roba. Ovviamente, ci sono dei punti. C'è la scena con Abram che si ritrova fuori a lavorare, dove Douglas sembra fare un po' il, il sur padrone, no? Tu sei bella. Tu sei bella donzella, mi piace, ti metto qua dove ti vedo di più, dove posso parlare e interagire di più con te. Tu che sei buzzurrone con i baffi, sudato e col canottierone, vai fuori a fare quel, quel tipo di lavoro che potrebbe potenzialmente metterti a contatto con i mortacchioni. Cosa che succede? E si vede anche un approccio delle squadre di questa Alexandria. Che che non è tanto bello e soprattutto non piace ad Abram porterà una piccola grande discussione che sfocerà in un cambio di status per Abram fondamentalmente cosa molto interessante e vediamo anche Douglas come, come reagisce a questo cambio è interessante tanta carne al fuoco come potete vedere e soprattutto abbiamo il nostro pretonzolo che Gabriel che gioca sporco Gioca sporco dopo che una. Io che non sono credente, queste voci le considero un po' delle allucinazioni mentali. Voi che siete credenti, pensate quello che volete. Comunque, fa questa chiacchierata con Dio eh, senza cellulare, ma semplicemente parlandoci via wireless. E lui gli mostra una strada. Questa strada si concretizza in una possibile infamata clamorosa per il gruppo di Rick. Che però, e qui c'è la cosa figa del nostro, del nostro Bob, del nostro Kirkman. Che però ha gli occhi distaccati e non è che si sta comportando proprio in maniera così pulita. È ovvio che questa Alexandra e Douglas hanno della merda sotto il tappeto, ed è palese che sia lì e quindi questo posto sì, si fonda su un principio su, e ti fa vedere una bella facciata che però in realtà qualche scricchioletto ce l'ha ma Rick si sta comportando proprio come un, uh, come un terrorista fondamentalmente nel senso che si sta armando in previsione di se succede qualcosa e quindi sta quasi tramando contro questa mano e questo paese, questa comunità che lo ha accolto. Quindi anche lì che non è che c'è proprio la coscienza pulitissima, è una roba molto particolare. Vediamo dove si andrà a parare. Tutto questo in 48 pagine ragazzi, davvero tanta tanta roba. Ovvio la direzione della serie è un po' cambiata, adesso non è più una questione di sopravvivenza dagli zombie ma di iterazioni umane con lo sfondo degli zombie che comunque sono lì e fanno la differenza sono uno sfondo presente ecco. questo è il volume numero 37 di Walking Dead prosegue zona morta sapete che lo considero carta sprecata dal <ride> mio punto di vista non, non mi piace non me ne frega assolutamente nulla di queste lettere le leggo perché sono comprese nel prezzo ripeto l'ho già detto più volte so che agli americani piace ed è una traduzione uno a uno di quello che troviamo là però a me continua a sembrare uno spreco di carta. Mentre tagli e ritagli e frattagli invece è un qualcosa di molto più interessante e come al solito molto più utile. Il mio consiglio è sempre il medesimo. Leggetevi la storia, leggete il cutting room di tagli e ritagli e frattagli e rileggete la storia con quelle nuove info che solo l'autore vi può dare. Vi assicuro che l'esperienza le, cambia. Abbiamo da qualche numero Small Bites di Derek Hunter, che sono delle piccole vignette comedy che parlano del, del contorno di Walking Dead. Di quello che abbiamo letto: ne abbiamo quelle con Abram, e abbiamo quelle con Carl. E chiudono il volume. Arriveremo poi alla presentazione numero 38 il 12 aprile con come al solito copertina regolare e copertina variant totino tedesco che già così vi dico la regolare straccia amabilmente la variant ma questo è un parere personale aspettiamo di avere dal vivo la regolare. Questo è quanto ragazzi Walking Dead numero 37 se avete seguito fino adesso andate avanti perché c'è tanto. Se eh, pensate che la serie sia arrivata a un punto un po' particolare, un po' stagnante, secondo me sbagliate, ve lo dico anche perché io l'ho già letta, quindi so come va avanti, però vi dico subito che non è così. Se invece vi piace questo strano modo in cui buoni e cattivi, in cui modo di fare corretto e sbagliato si mischiano per quasi annullarsi e non dare a nessuno dei, dei, dei due gruppi fondamentalmente questo adito, ce n'è tanto. Quindi, davvero, qua Kirkman si dimostra ottimo come sceneggiatore nel mischiare le carte, nel darci um, una situazione ambigua. Ecco, ambigua è la parola giusta. Fatemi sapere cosa ne pensate. Sì, lo so, l'ho detto all'inizio: 5,50 è un po' caruccia. Ma purtroppo i prezzi in edicola stanno inversamente proporzionalizzandosi rispetto al numero delle edicole presente. Fate voi i conti. Baci, e abbracci, ragazzi. Walking Dead 37 in tutte le edicole. Finché ce ne sono. Ciao.